Benvenuti a tutte e tutti e ben ritrovati nel nostro consueto incontro mensile nella stanza delle orchidee per la sessione di domande e risposte del mese di ottobre. Grazie a tutte quelle persone che ci hanno inviato le domande. Per noi è stata un'occasione per approfondire lo studio della nostra dottrina. Proprio qualche giorno fa il presidente Ikeda ha scritto in Giorno per Giorno: spero che ognuno di voi studi e approfondisca la propria comprensione della vita, della società e dell'universo, basandosi sulla fede nel buddismo di Nichiren Daishonin. Questo tipo di apprendimento vi permetterà di nutrire un ricco stato vitale, facendo emergere dalla profondità della vostra vita saggezza illimitata e senso di responsabilità. Passiamo alla prima domanda. Nello studio di ottobre viene utilizzato un frammento del Gosho, l'apertura degli occhi. Non è la prima volta che all'interno delle spiegazioni i termini persona e legge vengono sottolineati. Perché Nichiren fa questa distinzione tra essi? Lascio la parola a Riccardo. Ciao a tutti. Allora, per rispondere a questa domanda vorrei fare una precisazione importante. La distinzione che viene fatta tra legge e persona è perché Nichiren, come ha dimostrato con la sua vita, va a fare una netta, distinzione tra queste due cose, perché la persona è l'essere umano che manifesta e incarna la legge. Invece la legge mistica è la legge rivelata nel Sutra del Loto, spiegata da Shakyamuni inizialmente e poi riportata alla luce nell'ultimo giorno della legge da Nichiren Daishonin, perché è l'unico veicolo che ci permette di raggiungere l'illuminazione nell'ultimo giorno della legge, quindi nell'epoca di Mappo. Qual è questa distinzione chiara? Nichiren, incarnando il Sutra del Loto nella sua vita, ha dimostrato che la persona è proprio il Buddha, quindi il maestro, il devoto del Sutra del Loto, perché con la prova concreta della sua vita ha reso possibile riconoscere che questo insegnamento è quello corretto. Questa illuminazione e quindi questa legge che ha scoperto studiando e approfondendo i sutra e gli insegnamenti, l'obiettivo è quello di portarla a tutta l'umanità, quindi alle persone. E il modo per, descrivere questa legge, per permettere agli altri di poterla, abbracciare e risvegliare, è stato iscrivere il Gonzon, perché il Gonzon non è altro che è l'espressione della vita di Nichiren tramite Nammyo Renge Kyo. Quindi fondamentalmente Nammyo Renge Kyo è la legge di causa ed effetto, quella famosa legge di cui viene distinta tra persona e legge. Perché persona e legge? Perché la persona manifesta nella sua vita, ma l'insegnamento corretto, quello di venerare questa legge per far sì che il seme della buddhità venga piantato nelle persone e possa sbocciare, è quello che ci permette poi di portare avanti la pratica buddista di Nammyo Renge Kyo, quella che noi, tutti i giorni cerchiamo di fare la nostra vita. Per fare un esempio, per descrivere appunto questa dualità e non dualità della legge, noi nel jutsu, quello che usiamo per praticare, il famoso rosario, come viene tradotto, dove ci sono i due pallini ai lati, uno è Myo e l'altro è O, che indicano proprio O mistico e O legge, ci sono i cordini che si staccano. Allora, dove ci sono i due cordini, quelli intrecciati? Quelli sono proprio i due cordini che indicano il Buddha, quindi la persona, e la legge, Nammyo Renge Kyo. E sono intrecciati perché indicano che sono un tutt'uno. Quindi la persona incarna nella sua vita la legge, ma la legge è quella che esiste a livello universale, quella che va risvegliata nell'essere umano, nella vita, ed è quella legge mistica che permea tutti i fenomeni, la famosa legge di causa ed effetto. Quindi questo è il significato della distinzione di legge e persona. Uno è l'insegnamento, uno è il seme che esiste nella vita in sé, e l'altro è la persona che manifesta questa buddhità, questo insegnamento, questo seme. Spero di aver dato una risposta
più semplice possibile. Mi sono sforzato di fare questo perché è un concetto che mi rendo conto può creare un po' di confusione, ma fondamentalmente uno è l'insegnamento nel mio Rengekyō e l'altro è la persona che mette in pratica l'insegnamento e lo propaga per risvegliarlo nelle altre persone. Riccardo, andiamo avanti con la seconda domanda. In questo momento storico faccio molta fatica a stare dentro la pratica, così come mi viene richiesto dall'organizzazione. Le attività sono difficili e poco incisive e soprattutto non riesco a trovare un modo giusto per incoraggiare e coinvolgere i membri del gruppo a cui appartengo. Lascio la parola a Francesca. Allora, grazie per questa domanda, per chi l'ha fatta, perché questo è un punto in cui sicuramente tante persone si sono trovate, si troveranno e in cui mi sono trovata anch'io. Vorrei partire prima dalla seconda parte della domanda che mi stai facendo, cioè dal modo giusto per incoraggiare e coinvolgere i membri del gruppo. Allora, quando abbiamo cominciato a praticare, abbiamo ricevuto il Gonzon e abbiamo fatto un voto. Questo voto l'abbiamo fatto nel nostro cuore e ci unisce al desiderio dei nostri maestri di Nichiren Daishonin. Qual è questo desiderio? Quello di realizzare Kozenrufu nell'ultimo giorno della legge, cioè diffondere la legge mistica. Va detto che fin dagli albori della sua fondazione, la Soga Gakkai si è sempre basata su questo voto condiviso tra maestro e discepolo. Se ci pensiamo, infatti, all'inizio della trasmissione, no, in Giappone, nel dopoguerra, le persone che si erano rivolte alla pratica nella società giapponese erano anche denigrate perché venivano definite un'accozzaglia di poveri e malati. I membri a quell'epoca non si erano fatti scoraggiare, avevano cominciato a recitare fortemente non solo per trasformare il loro karma, ma basandosi proprio su questo voto, avevano cominciato a realizzare una vita felice e permettere anche agli altri di farlo. Avevano cominciato a recitare per gli altri, per la società, per i vicini. E in generale intendo dire con questo che nella condivisione delle loro battaglie, delle loro gioie, nel dolore, pensiamo alla ricostruzione del dopoguerra, si erano risvegliati alla missione di Bodhisattva della Terra. Dediti proprio alla realizzazione di quello che era il desiderio di Nichiren, adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Dico questo perché risvegliarsi a questa missione significa diventare consapevoli del senso di missione della propria vita. Nichiren ne aveva uno, Makiguchi ne aveva un altro, ognuno di noi ha una propria missione ed è assolutamente personale tutto questo e non possiamo copiare gli altri. Possiamo ispirarci agli altri. Inoltre voglio aggiungere un punto. Ogni giorno noi nel nostro Gonghyo recitiamo questa frase, Mai Jiza Senen, come posso far sì che tutti gli esseri umani siano felici? Questa è una frase che ripetiamo e che continuamente dovremmo chiederci e che è insita nella tua domanda, qual è il mio modo giusto? Allora, il modo giusto è innanzitutto risvegliare te stessa e risvegliare noi stessi a questa missione, no? E permettere attraverso il nostro risveglio, attraverso la nostra rivoluzione umana, attraverso proprio la nostra trasformazione interiore, la trasformazione del nostro karma, di ispirare gli altri a farlo. Ok? Quindi ogni cosa che ci tocca non solo ci dovrebbe riportare davanti al Gonzon a recitare, a studiare, ma anche a dialogare. E lentamente vediamo come il dialogo tra noi e l'ambiente, tra l'ambiente e noi, diventa un dialogo costruttivo e positivo. Vorrei aggiungere un altro punto a proposito del modo giusto. Mi sono venute in mente le ultime parole di Shakyamuni prima che morisse. Il suo discepolo Ananda gli chiese su cosa fare riferimento dopo la sua scomparsa. In risposta, Shakyamuni gli disse: Fai di te un'isola e approfondisci te stesso. Non fare riferimento ad altri, fai della legge un'isola e fai riferimento a essa. Allora, con questo, l'incoraggiamento è l'incoraggiamento da cui nasce il buddismo, da cui ha inizio il buddismo, cioè lo spirito di alzarsi da soli. Nichiren ha fatto così. I nostri tre maestri sono sempre partiti da quel punto. Cosa significa partire dal punto di fare di noi stessi un'isola, approfondire?
non fare riferimento ad altri e fare della legge un'isola significa aver compreso profondamente che la nostra vita è un tutt'uno con la legge e che la legge, questa meravigliosa legge che permea l'universo, è un tutt'uno con noi. E quindi stabilire la legge come maestra del nostro cuore e non le persone. Grazie a questo noi abbiamo l'opportunità non solo di trasformare il nostro karma e condurre delle vite felici, ma ispirare agli altri, lentamente forgiare un io solido, scusate. In parole concrete, questo significa affrontare la propria rivoluzione umana, ok? Ed è un processo di continuo risveglio che non può partire da altri se non da noi stessi. Quindi parte dalla nostra dedizione, dalla nostra costanza, dal nostro coraggio e dall'aver compreso qual è la nostra missione come Bodhisattva. Va anche detto che su questo punto, non è facile perché nessuno ci dà una pacca sulla spalla. Tutto questo dipende solo e esclusivamente da noi, da questo voto che abbiamo fatto, condiviso con i nostri maestri, dalla nostra responsabilità che ci siamo assunti. Ok? Quindi, quello che tu chiedevi, no? Quale sia il modo giusto? Il modo giusto è il modo in accordo con la legge. E siccome dipende da noi, attenzione, nota a questa mia risposta, non vuol dire in questo diventare egocentrici, capricciosi, scavalcare gli altri, fare di testa propria, fare a tutti in un modo e negare anche l'ascolto, ma significa continuare a dialogare con se stessi e con gli altri, confrontarci in maniera democratica e rispettosa. Quindi significa avere il coraggio di chiarire dentro di noi quale sia il modo giusto per trasmettere la legge, basandosi sulla legge come maestra del nostro cuore. E se in questo momento, riprendo la prima parte della tua domanda, la difficoltà è non essere d'accordo su quanto proposto dalla nostra organizzazione in questo momento, va benissimo. Questo è un espediente che è bene utilizzare come la legna da ardere, per continuare ancora di più ad approfondire la tua fede, compiere la tua rivoluzione umana e risvegliarti alla missione di Bodhisattva, perché i Bodhisattva, ricordo, che sono non solo coloro che si sono risvegliati alla legge e che praticano una fede corretta, ma sono anche coloro che realizzano una prova concreta. E il Gosho ci garantisce che se uno di loro si alza e prende l'iniziativa, sicuramente altri lo seguiranno. Spero con questa domanda di aver potuto chiarire alcuni punti principali e che tu possa sciogliere, o le persone che ci stanno seguendo possano sciogliere i loro dubbi a riguardo. Grazie. Grazie mille Francesca. Vorrei sapere il significato dei mondi delle 10 direzioni. Lascio la parola ad Andrea. Buonasera a tutti e ben ritrovati nella stanza delle orchidee. Questa domanda è molto complessa per me, ci ho provato. No, io inizierei innanzitutto ringraziare la persona che ha fatto questa domanda perché ci permette di approfondire i principi fondamentali del nostro buddismo, no? Che è molto importante. Io inizierei elencando queste 10 direzioni, come descrive il buddismo, che praticamente descrivono l'intero universo, no? Cioè tutto lo spazio fisico secondo la visione buddista. Praticamente sono le 8 direzioni della bussola, quindi nord, sud, est, ovest, poi le intermedie, quindi nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest, sopra e sotto. Gli esperti dicono zenith e nadir. Ho imparato anche questa cosa studiando. Allora, vengono utilizzate queste 10 direzioni da Shakyamuni per descrivere l'idea di un universo contenente un infinito numero di mondi che si estendono in tutte le direzioni e che racchiudono tutto il tempo dall'infinito passato all'eterno futuro. Ciò significa che per il buddismo esistono un numero infinito di mondi in cui è presente la vita. Il buddismo non è quindi chiuso e ancorato al nostro piccolo mondo, ma si espande illimitatamente e racchiude in sé tutti i fenomeni e tutte le leggi, sia quelle legate al microcosmo, cioè alla singola esistenza, che quelle legate al macrocosmo, cioè all'intero universo. Queste non sono parole mie, ma purtroppo, ma del presidente Ikeda che trovate in questo libro, La vita, mistero prezioso, a pagina 206. Questo è un libro veramente, io grazie a questa domanda ho riletto non tutto, un po' di capitoli che riguardavano appunto
la domanda. E qui Presidente Kera praticamente descrive tutta la visione buddista dell'universo, dei pianeti, della nostra vita, non solo la visione buddista, ma cita anche le visioni scientifiche, sia occidentali che orientali. E la cosa importante è che più queste ricerche scientifiche fanno scoperte, più confermano la visione che ha dato della vita del buddismo Shakyamuni, no? Pensate, ha vissuto diversi secoli avanti Cristo, quindi la saggezza di un Buddha e l'intuizione, cioè veramente arriva a comprendere tutto, e ce l'abbiamo anche noi, anche se a volte no, ci sembra un po' difficile. Poi per ritornare al punto dei dieci, del mondo delle dieci direzioni, io non starei a leggere, però questa domanda è sicuramente venuta fuori dalla lezione sul tamburo alla porta del tuono, no? Che viene citato lì, e lì a pagina 45 Nichiren Daishonin, mi ricordo latino, cita tutti questi nomi di questi Buddha che provengono dai mondi delle dieci direzioni. Io per approfondire sono andato a rileggere, e vi consiglio di farlo, le lezioni di Nichiren Daishonin su il Sutra del Loto, di Nichiren Daishonin, che si trovano, io l'ho trovato c'è anche un libro, però si trovano in tutti i buddismo e società del 2007, appuntati, no? E lì praticamente nell'undicesimo capitolo del Sutra del Loto, Shakyamuni menziona questi Buddha delle dieci direzioni, no? E la loro funzione, più che altro. Quando appare la Torre Preziosa, no? Che nell'undicesimo capitolo che prepara, no? L'esposizione dell'insegnamento essenziale, appare questa torre maestosa con all'interno il Buddha molti tesori, poi Shakyamuni prepara l'assemblea perché dovevano arrivare questi Buddha dai mondi delle dieci direzioni. Che funzione avevano? La stessa funzione di molti tesori, cioè confermare che le parole che stava pronunciando Shakyamuni, cioè l'insegnamento del Sutra del Loto, era vero, era quello al quale anche loro, nei loro mondi, si erano illuminati. Cioè, quindi a me mi ha colpito perché, cioè, spiega proprio che il Sutra del Loto è l'insegnamento per l'illuminazione non solo in questo mondo, ma nei vari mondi che il buddismo descrive e poi anche la scienza conferma. Per ritornare al punto del sono partito, l'ho presa da lontano, però per ritornare al punto della domanda, proprio nella spiegazione del Gosho, il tamburo alla porta del tuono, ce lo spiega bene il Presidente Kera a questo punto, quando commenta questa frase del Gosho: chi fa offerte al Sutra del Loto acquista gli stessi benefici che se facesse offerte al Buddha e Bodhisattva delle dieci direzioni, perché tutti i Buddha delle dieci direzioni originano dal singolo carattere Myo. E Sensei dice, spiega così, in modo molto chiaro ma semplice: il Sutra del Loto, simboleggiato dal singolo carattere Myo, è la fonte di illuminazione di tutti i Buddha delle dieci direzioni e delle tre esistenze. I sutra insegnano che innumerevoli Buddha fanno la loro apparizione nell'universo sin dall'infinito passato e che sarà così fino all'infinito futuro. Il Sutra del Loto è il maestro, come dicevano già i miei amici prima, è il maestro di illuminazione di tutti i Buddha. Perciò fare offerte al Sutra del Loto equivale a fare offerte a tutti i Buddha del tempo e dello spazio. Il beneficio che deriva è incommensurabile. Nella parte iniziale della lettera, Nichiren cita i nomi di ciascuno di questi dieci Buddha, delle dieci direzioni descritte nei Sutra. In questo modo descrive l'esistenza di una miriade di Buddha e Bodhisattva nelle vaste dimensioni spazio-temporali, indicate dalle espressioni dieci direzioni e tre esistenze, che spiegano il tempo. Ora qui, secondo me, da sottolineare la cosa importante che spiega Sensei, che si vede nel Sutra, è che la fonte dell'illuminazione di tutti i Buddha è il Sutra, nei vari mondi, quindi anche nel nostro, è il Sutra del Loto. E l'essenza del Sutra del Loto è Myoho Renge Kyo, il titolo. La legge mistica, o legge fondamentale dell'universo. Per esempio, anche noi tutti i giorni, stamani, la sera, la mattina, la sera, diciamo, leggiamo la prima preghiera silenziosa, nel quale esprimiamo questo concetto, no? Esprimo profondamente devozione e sincera gratitudine per il Gonzo di Nam-myoho Renge Kyo, l'essenza del Sutra del Loto. Praticamente noi, grazie a Nichiren Daishonin, che ha fatto un'opera straordinaria, ha condensato, no? Come diceva Riccardo, ha materializzato la legge nel Gonzo,
ci ha insegnato la pratica per manifestare la legge della nostra vita, cioè recitare il mio Renge Kyo, non il mio Renge Kyo, e in questo modo possiamo sperimentare nella nostra vita questa legge e comprendere fuori la saggezza per comprendere proprio la visione della vita che ci insegna il buddismo. Io preparando questa lezione, questo intervento, ho rivisto proprio l'importanza per ognuno di noi di studiare e approfondire, come più volte l'abbiamo detto, no? Personalmente, no? Quello diceva anche prima Francesca, perché è importante avere una visione corretta del nostro insegnamento per non perderci, no? Perché è facile perdersi. Visto che abbiamo tutto a disposizione, grazie a Ciacchiamoni, Cerenzioni, ai tre presidenti e al nostro maestro, però ora sta a noi, no? Cioè studiare bene, questa è anche la nostra missione, per vivere il buddismo della nostra vita, tirare fuori quella saggezza che ci permette di diventare felici e aiutare gli altri a fare lo stesso. E concluderei, proprio per trasmettere questa cosa, una frase di Gosho, nel quale Nichiren Daishonin dice: chi conosce il significato del Sutta del Loto comprende il significato di tutti gli affari di questo mondo. E mi fermerei qui. Grazie. Grazie Andrea. Mi hai fatto proprio venire la voglia di riprendere in mano la vita mistero prezioso. Andiamo avanti. Uno dei sette tesori interiori, osservare i precetti, che originariamente rivestiva il significato di arrestare l'ingiustizia e sradicare il male, indica l'avanzare decisi lungo il corretto sentiero del buddismo. Questo potrebbe anche essere definito uno spirito di autodisciplina o profondo senso di giustizia. Mi sono chiesta cosa farebbe Ikeda Sensei di fronte a questo susseguirsi di attacchi alla Costituzione italiana, in mano ad un potere dittatoriale in cui ci troviamo oggi. Quali limiti supererebbe? Con azioni forti e non violenti in ambito sociale? Lascio la parola ad Alessandra. Grazie. Sì, buongiorno e grazie per la domanda. Allora, una domanda un po' complicata da rispondere, richiederebbe tanto tempo, quindi io mi sono concentrata su un punto. Si parla di Costituzione italiana e di attacchi alla Costituzione. Nella nostra Costituzione ci sono alcuni principi fondamentali. Uno di questi è espresso dall'articolo 3. L'articolo 3 afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena realizzazione della persona umana. Ora, parlare di piena realizzazione umana è chiaramente un concetto importantissimo che abbraccia una dimensione etica e spirituale dell'essere umano, cioè si parla di raggiungere il proprio pieno potenziale. Quello che nel buddismo il presidente Ikeda chiama rivoluzione umana, cioè cercare sempre il miglioramento personale per il bene nostro e per il bene della comunità in cui viviamo. E quindi è questa ricerca continua del miglioramento attraverso un percorso, un lavoro costante giornaliero di miglioramento personale, no? Quindi un lavoro costante e profondo su di sé, una trasformazione interiore. Quindi se ne parla nella Costituzione, per cui è vero, da una parte è compito sicuramente della Repubblica e quindi di chi ci governa di mettere in atto quelle condizioni che permettono lo sviluppo di questo piano potenziale, quindi investire nella cultura, nell'educazione, nelle scuole, nelle università, nel dare un'informazione ai cittadini che sia veritiera, priva di manipolazioni. Però è anche compito di ognuno di noi impegnarsi nel lavorare su di sé e nel realizzare questa trasformazione interiore. Quindi c'è un impegno anche da parte di ogni persona, no? Proprio questo impegno a ricercare la nostra umanità e l'umanità degli altri, no? Proprio riuscire a vedere anche l'umanità degli altri, non solo la nostra. Ora, quando c'è una
azione, per cui chi è al governo e chi è governato, le persone comuni, hanno lo stesso obiettivo, cioè quello della piena realizzazione della persona umana, allora abbiamo un equilibrio, abbiamo una situazione di armonia, ma questo è proprio l'ideale a cui noi aspiriamo, no? Una società in cui davvero ognuno possa essere felice, si possa vivere in pace e armonia. Allora, questo equilibrio non c'era prima e non c'è neanche ora. Ok? Quindi cos'è che farebbe il presidente Ikeda, si chiede nella domanda. Allora, io mi posso basare su quello che ha fatto il presidente Ikeda, l'esempio che ci ha dato, come prima di lui Makiguchi e Toda. Durante la Seconda Guerra Mondiale Toda e Makiguchi si sono opposti al regime totalitario giapponese che imponeva l'adozione del talismano shintoista a tutta la nazione. Cioè loro, dicendo no al talismano, hanno detto no, cioè la loro non era una posizione soltanto di ortodossia religiosa, loro hanno detto di no alla guerra, perché questo talismano shintoista aveva proprio questa funzione di proteggere il Giappone durante la guerra, per la sua vittoria. Quindi loro si oppongono alla guerra, scelgono la pace. Per questo sappiamo tutti che vengono imprigionati e Makiguchi morirà in prigione. Il presidente Ikeda nel 1991 ha preso una posizione molto forte nei confronti del clero della Nichiren Shoshu, cioè la Nichiren Shoshu voleva impossessarsi della Soka Gakkai e togliere in mezzo il presidente Ikeda, questa è una storia che conosciamo tutti. In più il clero aveva un atteggiamento e un comportamento molto simile a quello dei preti ai tempi di Nichiren Daishonin, cioè voleva mantenere i propri privilegi, era chiuso nel bigottismo e aveva questo comportamento di superiorità nei confronti dei laici. Quindi l'azione della Nichiren Shoshu era un'azione, un comportamento contro il bene, contro la felicità dei credenti, delle persone. Quindi sia l'esempio di Toda e di Makiguchi, sia l'esempio del presidente Ikeda ci riportano a il primo punto da tenere in mente, sono proprio i valori dell'umanesimo buddista, cioè la pace e il bene, la felicità delle persone. Quindi quello che come buddista io mi sento di fare è portare avanti questi valori guardando all'esempio dei tre presidenti e di Nichiren Daishonin, quindi valori di verità, di giustizia, di libertà, di empatia, di pace, di compassione reciproca. Ora ci sono due piani, c'è il piano del lavoro, della famiglia, degli amici, quindi la nostra cerchia quotidiana più vicina, e c'è il piano sociale. Nella nostra vita quotidiana, vita di tutti i giorni, bisogna anche pensare una cosa: le persone in questo momento hanno paura, cioè con tutte le notizie che ci sono, le persone hanno paura di questo virus. Quindi bisogna anche comprendere questo e non cadere nella trappola della divisione, dello scontro, che può cadere, no? Invece come persone comuni è importante proprio che rimaniamo unite. Io lavoro a scuola e adesso con il Covid le classi vengono divise e si entra tutti da posti diversi. Tre delle classi della nostra scuola entrano dalla stessa entrata, tra cui la mia, che comporta la salita di una scala per entrare poi nelle classi. Allora, un giorno all'entrata mi ritrovo con 52 bambini, due classi, ammassati per le scale. Questa fila non si muoveva, non andava avanti. A un certo punto uno dei bambini mi dice c'è una classe che sta facendo entrare due alla volta, no? Quindi noi non potevamo andare avanti, per cui io subito mi infiammo, arrivo davanti alla fila e brontolo con l'insegnante appunto della classe che stava ritardando tutti.
dicendo che queste cose non dovevano più accadere, e dentro di me giudicandola come una persona estremamente rigida e super conformista. Poi nei giorni successivi ci siamo trovate per caso in una specie di sala insegnanti, e parlando ho scoperto che lei ha la madre e la sorella che sono in gravi condizioni di salute, e quindi lei è veramente terrorizzata di prendere il Covid e poterle contagiare, per cui lei faceva entrare i bambini due alla volta e li igienizzava le mani prima di entrare in classe invece che una volta che erano entrati in classe. Ecco, questo per capire, cioè io in quel momento sono rientrata in sintonia con questa persona, ho capito, compreso la sua situazione, no? E questo è un punto che è importante non perdere mai di vista, proprio la comprensione reciproca e l'umano. Dal punto di vista sociale è importante capire bene quello che sta accadendo, informarsi, cioè cercare informazioni attendibili, e scegliere anche di prendere una posizione. Esistono molti movimenti di protesta pacifica, cioè ci sono movimenti che organizzano marce di protesta, che la firma di petizioni, oppure sono più dedite magari al risveglio delle coscienze attraverso pubblicazioni, informazioni, lezioni, conferenze e dibattiti. La cosa importante per concludere è che noi ereditiamo lo spirito dei fondatori, quindi Shakyamuni, Nichiren Dashonin, e dei tre maestri, Toda, Makiguchi e Dazaku Ikeda. Però non siamo soli, nel mondo ci sono molte persone che, anche se non praticano, portano avanti gli stessi valori di umanesimo e operano per il bene dell'umanità. Questo a livello sociale sto parlando. Ikeda, con il suo esempio, con i suoi dialoghi, ci ha mostrato qual è la strada da percorrere: unirsi, cioè le persone comuni, unirsi tutte insieme e unirsi con chi porta avanti gli stessi valori di umanesimo per realizzare una missione comune. Grazie. Grazie Alessandra. Ho letto nell'ultimo Nuovo Rinascimento questa frase: preghiamo affinché ogni singolo membro, attraverso l'offerta per Cose Rufu, possa trasformare il proprio karma e riempire di benefici la sua vita. Ho difficoltà economica a causa del Covid e mi sento in difficoltà perché non riesco a fare l'offerta. Lascio la parola ad Alessandro. Grazie mille. Salve, grazie per la domanda. Allora, in un certo senso sia prima Francesca che anche Alessandra hanno risposto in parte a questa domanda, perché questo qui è un momento molto difficile, e come le difficoltà economiche colpiscono veramente tante persone, ci sono molte persone che vivono questo problema. Un momento difficile, un momento di crisi, la nostra generazione forse non ha mai affrontato una cosa del genere, e c'è veramente tanta incertezza, tanta paura. Quindi in genere quando c'è questa incertezza, questa paura, per noi che pratichiamo dovremmo riuscire veramente ad alzare la nostra condizione vitale, per vedere le cose in un'ottica che ci permetta di fare quello che dice Sensei, la nostra rivoluzione umana, cambiare. Ed essere in questo senso un esempio anche per le altre persone. Il problema, io penso, in questa domanda non è la possibilità, la difficoltà di fare l'offerta, ma che non c'entra in questo momento, ma è come trasformare il proprio karma, la propria sofferenza. Trasformando questo karma, questa sofferenza riguardo a questo momento, riguardo alla nostra condizione, noi facciamo veramente un'offerta, offriamo la nostra vita, no? E offriamo in questo senso, nutrendo noi speranza, anche una speranza alle altre persone. Allora, il buddismo insegna che i desideri terreni sono illuminazioni e che le sofferenze di nascita e morte sono nirvana. L'8 ottobre, vi leggo questa cosa qui, Sensei,
nelle guide giornaliere scrive questa cosa, che secondo me è quello che ci deve spingere a, come dire, ogni volta che siamo di fronte ad una difficoltà, a una grossa difficoltà. Sensei l'affronta così, la vede così. Quando vi ritrovate di fronte a un muro, dovreste pensare, visto che qui c'è un muro, al di là ci deve essere una distesa sconfinata. Invece di farvi scoraggiare, sappiate che incontrare una difficoltà è prova del progresso che avete fatto finora. Spero che continuiate a progredire nella vostra pratica buddista con sempre maggiore convinzione nel cuore. Allora, il punto, come dicevo prima, è trasformare il proprio karma. E come si fa a trasformare questo karma? Per trasformare il karma, Sensei dice che dobbiamo praticare correttamente, no? E che per praticare correttamente dobbiamo rispettare quattro punti. Questi quattro punti sono stabilire uno scopo, recitare, agire, pregare e agire. Nei capitoli Oben e Giurio, Sensei spiega il significato della parola Niji, allora, a quel tempo. E dice così, a quel tempo, nella sua spiegazione della parola Niji, il presidente Aikeda dice, nei termini della nostra pratica, vorrei pertanto sottolineare che a quel tempo appare solo quando preghiamo davanti al Gonzo manifestando la determinazione e la consapevolezza della nostra missione per Kosenrufu. Dobbiamo stabilire uno scopo, recitare e agire. Se non facciamo in questo modo, il nostro ambiente non cambierà minimamente. La condizione descritta con le parole a quel tempo non si manifesterà nemmeno dopo 5-10 anni. È la nostra risoluta determinazione di realizzare Kosenrufu e di risolvere le nostre difficoltà a creare il tempo. A quel tempo è quando mettiamo in moto la nostra vita, alzandoci da soli con forza e volontà. A quel tempo si concretizza quando facciamo emergere una forte fede e prendiamo posto sul grande palcoscenico di Kosenrufu. Goethe scrive, il momento da solo è decisivo, determina la vita dell'uomo e ne stabilisce il destino. A quel tempo è l'istante in cui decidiamo dal profondo del cuore, ora mi alzo e combatto. Da quel momento il destino cambia, la vita si evolve e inizio la storia. È lo spirito del mistico principio della vera causa, è il principio di Ichinen Sanzen, i 3000 regni in un singolo istante di vita. Il momento in cui decidiamo di raggiungere uno scopo di nostra iniziativa e non perché ci è stato detto di farlo, è a quel tempo, cioè il tempo della missione. A quel tempo indica il momento in cui abbiamo qualche difficoltà e vogliamo realizzare un nostro desiderio ad ogni costo, sia personale che per Kosenrufu. E il pensiero di quel momento è un momento chiave. E se si dice così, in quel momento dobbiamo metterci uno scopo, eccetera, eccetera. Per cui io vorrei dire a questa persona che, voglio dire, sta affrontando questa cosa che affrontiamo in tanti, che la vera offerta è questa, offrire questa trasformazione della propria vita. L'altra grande cosa è che quando noi comunque sperimentiamo una sofferenza, abbiamo la possibilità di capire e comprendere anche le sofferenze che le altre persone stanno vivendo in quel momento. Quindi questo è l'altro grande aspetto. Per cui cambiando noi, non trasformiamo soltanto, non realizziamo soltanto la nostra condizione, ma aiutiamo anche gli altri a fare la stessa cosa. Io chiuderei qua. Grazie. Grazie Alessandro. Andiamo avanti con l'ultima domanda. A pagina 59 del Buddismo e Società 202 leggiamo: che gioia è per me espiare nell'arco di un'esistenza tutte le offese alla legge commesse fin dall'infinito passato. Che fortuna servire il Buddha Shakyamuni, il signore degli insegnamenti che io non ho mai visto. Prego, prima di ogni altra cosa, di poter guidare verso la verità il sovrano e gli altri che mi hanno perseguitato. La mia domanda. Nichiren ha detto che voleva diventare la persona più saggia di tutto il Giappone, di tutto il mondo. Noi, come suoi discepoli, per risvegliarci a questa saggezza, cosa dobbiamo desiderare?
con quale atteggiamento dobbiamo recitare? Se non desideriamo risvegliarci, come possiamo pretendere di guidare la verità agli altri? A te la linea, Mariella. Ciao a tutti, io ringrazio chi ha fatto la domanda, ma anche ringrazio chi mi ha preceduto, che ha risposto già in parte alla domanda. Nel senso che già nella risposta di Francesca, già nella risposta di Alessandra e anche nella risposta di Alessandro ci sono già in parte le cose che volevo dire. Quindi sono costretta a modificare la mia risposta e andare più a un livello più, diciamo, dottrinale, perché gli aspetti concreti già in qualche modo ne hanno parlato loro. Diciamo che appunto il buddismo di Nichiren è per le persone comuni. Il suo scopo è recare loro pace e felicità. Nel Gosho vengono rivelati due grandi voti formulati dal Daishonin. Il primo a 12 anni, quando giurò di diventare la persona più saggia del Giappone al Tempio Seicho. E il secondo a 32 anni, poco prima che esponesse il suo insegnamento. È riportato questo secondo voto nell'apertura degli occhi, quando dichiara la sua decisione di refutare l'offesa al Sutra del Loto e diffondere il corretto insegnamento per la felicità di tutte le persone, incurante delle persecuzioni che potevano derivare, che infatti sono derivate, di dedicare la sua vita ad adempiere il voto. La persona più saggia del Giappone ebbe origine proprio dal desiderio di ripagare il debito di gratitudine nei confronti dei genitori, che per lui rappresentavano tutti gli esseri umani, e di condurre tutte le persone alla felicità. Quindi fece voto di diventare la persona più saggia del Giappone, che è proprio la saggezza necessaria per trascendere le sofferenze di vita e di morte. E risvegliò dentro di sé la saggezza della legge mistica in virtù del suo desiderio di condurre tutte le persone all'illuminazione. Diventò consapevole della natura intrinseca della propria vita, che rivelò la natura di Buddha che esiste comune. Quindi grazie a questa dedizione di diffondere la legge, abbandonò la sua identità provvisoria e rivelò la sua vera identità, quella di persone di un comune mortale che manifesta la buddhità che esiste dentro ognuno di noi. Quindi l'essere umano è un Buddha, e cioè quindi è come tale, è saggio, se fa emergere la buddhità. Quindi si tratta, diciamo, come bisogna recitare, si tratta di avere fede che l'essere umano è un Buddha, avere fede in questa condizione, vedere il mondo attraverso la non coscienza. Quindi illuminare tutte le nostre tendenze che ci fanno vivere nell'illusione, che è la causa dell'infelicità. Praticare per risvegliarsi alla vera entità dei fenomeni e superare l'illusione dei nove mondi. Quindi essere saggio cosa significa? Significa avere un cuore meraviglioso, un'umanità che deriva da uno spirito solido, ampio, sincero. Saggio è colui che persegue attraverso la fede l'umanesimo buddista, che permette di realizzare se stessi e gli altri, una persona che crea valore, che non si lascia omologare, ma neppure mira a controllare le persone. Non si lascia omologare, di questo ne ha parlato già anche Alessandra, perché è risvegliato, perché vede le cose nella loro vera natura e desidera aiutare tutte le persone a risvegliarsi. Nel mondo del Gosho si dice che a un certo punto Ikeda dice: niente è più temibile di una società in cui l'opinione pubblica si allinea con le autorità repressive e le voci degli uomini giusti vengono messe a tacere. Quindi avere il coraggio di continuare a dichiarare la verità e difendere la giustizia.
non solo riflettere sul proprio karma personale, ma adoperarsi per liberare le altre persone che soffrono per lo stesso motivo. Decidere di risvegliarsi alla missione. Una visione non basata sul senso del dovere o sul senso di colpa se non lo fai, ma proprio sul desiderio. Desiderio, che non ci fa sentire quindi il peso di condurre le altre persone alla felicità. Questo è l'umanesimo buddista che dobbiamo desiderare che proprio il fatto di recitare, proprio con il desiderio con lo scopo di recare, pare, di recare pa pace e felicità alle altre persone, è possibile far emergere sempre di più dalla nostra vita. Boh, spero di aver risposto alla domanda e proprio spero che questa persona possa desiderare fortemente risvegliarsi e risvegliare le altre persone e anche che anche coloro che alla fine della domanda, ma se uno non vuole risvegliarsi, cosa si può fare? Si tratta di desiderare di vedere il Buddha e da lì viene il risveglio. Grazie. Grazie Mariella e grazie a tutti. Ci vediamo prestissimo, sempre nella stanza delle orchidee. Scusate.